Guarda qua, 700.000 doppi dollari per l'evasione della famiglia Nebraska. Niente male come taglia. Controordine, puoi pure staccare quell'affissione. Cosa? E perché? Perché li hanno appena presi. Eh? Incredibile, a sole 5 ore dall'emissione dell'ordinanza. Deve essere un vero record. E la lista dei catturatori ti stupirà anche di più. Eh? L'intera cittadinanza di Einfield. Ma che significa? Quello che vedi scritto. Avranno fatto fronte comune per soggiogarli. E ora si spartiranno i soldi. C'è gente davvero tosta da quelle parti. Sei sicuro che ti vada bene? In fondo noi siamo quelli che volevano catturarti. E visto che sei stato tu a sconfiggere la famiglia Nebraska, perché dovresti consegnare a noi quei 700.000 doppi dollari? Non state a preoccuparvi. Vi assicuro che con la vita vagabonda che faccio, troppi soldi sono solo un fastidio. Mi accontento di riempirmi lo stomaco a volontà con questi deliziosi sandwich al salmone, giusto signora? Ma certo, puoi averne quante ne vuoi. Che fortuna, beato lui. Con quei soldi se ne comprava una fabbrica di sandwich. Allora, signori, abbiamo finito con i discorsi? Beh, in effetti... Allora, per la vostra incolumità, vi devo invitare ad allontanarvi al più presto. Siamo pur sempre in presenza di Vash the Stampede. Non è forse così? Beh, in effetti... Ma perché proprio lui? Prego, signori, fate largo. Sta passando il famigerato Vash the Stampede, l'uomo più pericoloso di tutta la federazione. Il ricercato da 60 miliardi di doppi dollari, colui che è conosciuto e temuto come tifone umanoide. L'abile e leggendario pistolero che non sbaglia un colpo. Se avvicinandovi doveste essere morsi, vi avviso che non verrete in alcun modo rimborsati. Ehi, Vash, perché non fai un salto giù al locale più tardi? Ho una cosa da farti assaggiare che ti piacerà. Vash, tesoro, come va? Sentite un po', ma fino a quando dovremo continuare ad andare avanti in questo modo? Ma per sempre! Il nostro lavoro consiste proprio in questo. Tentare di limitare il più possibile i danni causati durante i vostri spostamenti. Dico bene, capo? Sì, dici bene. Sono io che dovrei fare quella faccia, brutto stupido. Lo sai quanti soldi ha perso la compagnia per causa tua solo nel corso dell'ultimo anno? Adesso calmati, capo! Ti ho trovato, Vash the Stampede! Un cacciatore di taglio! Ancora non ci siamo. Uffa, credevo che stavolta ce l'avrei fatta. Fortuna che queste due sono lente di riflessi e hanno potuto farmi scudo. No, capo, credimi, capisco quello che provi, ma ti prego non perdere la testa. Finito, Vash. Oh, è sparito. E adesso che facciamo? Che facciamo, capo? Ehi, guardala! È quel nuovo tipo di veicolo tassellatore. Incredibile! Allora, che ne dici di questo? Oh no, così mi si vedono troppo le gambe. Io credevo che voi aveste bisogno di un buon lavoratore. Abbiamo bisogno di una mano, non di un ragazzino. Ah. Però sembra di essere alla nostra fiera annuale. Tempismo perfetto. L'ingegnere dell'impianto di smaltimento è arrivato proprio quando abbiamo trovato il denaro che ci serviva per la riparazione. La mia idea di coinvolgere la famiglia Nebraska si è dimostrata vincente. Se non ci fosse stato Vash, sarebbe finita in tragedia. Questo è vero. Schianto di pupa in arrivo. Com'è bella quella ragazza. Salve, bellezza. Che ne diresti di fare un giro con il grande sodomo? Io sono il padrone di questa città, sai. Ehi, non c'è motivo di essere così timida. Ma guarda dove vai, idiota. Lo sai chi hai appena urtato, maledetto imbecille? Ripensandoci, forse è meglio che tu non lo sappia. Ma non sarà mica... Thank you.
Vache de Stampede. Età ignota, luogo di nascita sconosciuto, residenza imprecisata. Ricercato per l'omicidio del conte Lieutenant Vasquez e per la sospetta distruzione di uno strumento di classe G. La taglia è di 60 miliardi di doppi dollari, vivo o morto? Ah! Come puoi notare, io so tutto di te, tifone umanoide. Ma allora che aspettiamo? Perché perdere altro tempo? Sposiamoci subito! È una proposta lusinghiera. Lo pensi davvero? E tuttavia non mi sembra corretto accettarla dal momento che tu non sai ancora niente di me. Non c'è bisogno di chiederle certe cose. Tu sei una splendida ragazza il cui cuore è stato rapito da un pistolero solitario amante della pace. In altre parole, tu sei un angelo. Mi chiamo Elizabeth. Oh? Sono la responsabile della squadra di intervento inviata dal consorzio tecnico-industriale Merius by Leskin Cantacol. In altre parole, un ingegnere meccanico travestito da angelo. Tu cosa sai di quell'impianto di smaltimento? Eh? Si tratta di tecnologia perduta risalente ad oltre un secolo fa, giusto? Sì, un sistema capace di svolgere il lavoro di produzione e quello di smaltimento delle scorie andando oltre le nostre attuali conoscenze. Ciò che resta del vaso di Pandora donatoci da Dio per sopravvivere in questo ambiente ostile. E io sono venuta qui per ridare vita alla speranza che già c'era chiusa al suo interno. E riguardo al matrimonio? Prima di parlarne vorrei affidarti un lavoro molto speciale. Un lavoro? E c'è una ricompensa? Se mi aiuti ti darò tutto quello che vorrai. Tutto quello che vorrò? Vuoi dire che mi prepareresti anche le ciambelle? Bella! Guardatevi la mia. Avvicinatevi, gente, prezzi modici! Serviti pure, amico, è ancora caldo. Oh, fantastico, grazie. Maledizione, vorrei sapere dove è andato a cacciarsi quell'imbecille. Era una vera impresa trovarlo in mezzo a tutta questa folla. Di sicuro non lo troverai frugando in posti del genere. Ehi, Jokerina, vuoi fare un giro? Devi dire solo una parola, bambola, ed io diventerò il tuo obbediente schiavo d'amore. Fila via, sei solo un ragazzino. È vero, anche se non le dimostra, il capo ha già ben tralasciamo questi dettagli. Sì, Millie, è meglio che lasci perdere, lei è così suscettibile. Suscettibile? Mr. Bash! Bash the Stampede! Ah! Dove eri finito? Ti abbiamo cercato per... E lei da dove spunta? Dal paradiso. Non in quel senso. Ho richiesto la protezione del signor Vash per il periodo in cui mi troverò a sovrintendere alle riparazioni della centrale. Oh? Su, vieni, Pucci. È ancora distante l'hotel? No, mancano solo pochi passi, padrona. Molto gentile, Pucci. Alla fine l'abbiamo ritrovato, hai visto, capo? Ma come, non lo seguiamo? Preferisco sistemare le scartoffie piuttosto che fare la guardia a un simile idiota. Mi raccomando, le riparazioni avranno inizio domani mattina alle 6 in punto. Non dovete preoccuparvi, mia signora. In certi ambienti sono conosciuto anche come Vash lo svegliagalline. Ma non stiamo nella stessa stanza! Lavoro ultimato, Pucci, te l'ho detto. Nel frattempo dormirai nella stanza in fondo al corridoio. Buonanotte. Accidenti, mai che vada come speri. Arriva. Ehi, sei sleale! Scusa, sai, ma non ho l'abitudine di dormire con gli uomini. Ti dispiacerebbe andartene senza fare storia? Eh? È stato un po' troppo obbediente. Che disastro, ma cosa è successo? Non è niente, tornate pure a dormire. Vaste Stampede, aiuto! Sembra proprio che abbia fatto bene a scambiare la mia stanza con la tua. Sei stata scorretta. Hai accettato di proteggermi, no? Però vorrei almeno conoscerne il motivo. Domani lo saprai. La mia stanza non esiste più, posso dormire da te. Il tuo letto è ancora intero. Fa tanto freddo.
È stata una vera fortuna che voi della Bernardelli foste in zona. Come potrete notare, la mia polizza assicurativa è in ordine. Siete in grado di identificare il cliente che occupava questa stanza? Basta guardarsi intorno per capirlo. A fare tutto questo è stato Vash de Stampede. Io lo ammazzo! Il motivo di quell'aggressione è la mia conoscenza della tecnologia perduta. Questa centrale si basa su di essa e io, pur non conoscendone il funzionamento specifico, ne so comunque abbastanza per essere in pericolo. Per questo in molti vorrebbero mettere le mani su di me. Li capisco, ma come hai fatto finora? Quando è possibile, di norma è il consorzio ad occuparsi della mia protezione, ma in questa città sperduta posso contare solo su di te. Allora farò del mio meglio per non deluderti. Ehi voi, non potete entrare senza permesso. Stiamo lavorando. Ho scoperto che sei stato tu a causare l'esplosione all'hotel. Si tratta di un equivoco. Cos'hai combinato stavolta? Adesso verremo rimproverati per non aver compiuto il nostro dovere. Vi ripeto che sono io la vittima e poi tu stai solo facendo finta di piangere. Ne riparliamo, intanto vieni via da qui. Non possiamo lasciarti in un posto così importante. Questo è un problema, mia cara. Pucci è la mia guardia del corpo adesso. Anche se sembra un perfetto imbecille, quest'uomo è pur sempre Vash de Stampede. Proprio per questo l'ho assunto. Sto dicendo che di solito è sufficiente la sua sola presenza per provocare i più terribili disastri. Capo, alla sezione 3 si è verificata un'anomalia. Accidenti, che tempismo! No! Il sistema di produzione dell'impianto 4 è improvvisamente entrato in funzione da solo. Chiudi il condotto primario. Sì. Non ci riesco, non si ferma. Che guaio, dovremo trasferire i dati in linea diretta prima di riscriverli. Pucci? Sì. Vieni con me. Sì. Ehi, aspetta un momento. Non essere gelosa, se ora ti abbandono sappi che lo faccio soltanto per dovere. Chi sarebbe gelosa? Guarda che hai frainteso completamente la situazione. Ci conviene metterci in salvo, capo. Il disastro deve essere ormai addirittura d'arrivo. La leva, azionala. Sì. Vado prima io, tu seguimi. Riesco. Dietro di me! Scappa! Che ti prende? Allora, ti sei scaldato abbastanza? Riesco davvero a capire come tu abbia fatto ad arrivare in un posto come questo. Ma che bel faccino che hai! A quanto pare un uomo del suo livello non è sufficiente per batterti. Che significa? Perché mi hai chiuso qui? Vuoi punirmi per qualcosa che ho fatto? Sì, voglio che tu muoia. Ho capito, vuoi riscuotere la taglia anche tu, eh? Ti sbagli. Dimmi, cosa ti viene in mente pensando alle 2.06 del 21 luglio del 104? Ti ricorda niente questa data? Rappresenta il momento esatto in cui il tuo nome comparve per la prima volta tra le liste dei ricercati. Già, avvenne poco dopo che tu arrivassi nella mia città natale, Julai, e la trasportassi dritta all'inferno. Non so dire che razza di sortilegio tu abbia usato. So solo che alla fine la città era interamente distrutta, eppure non c'era stata alcuna vittima. Però 1.400.000 persone si ritrovavano senza una casa, ridotte in miseria. Persone distrutte nel corpo e nello spirito. Uomini e donne che si facevano del male a vicenda, si derubavano, si odiavano. Tu hai causato tutto questo. Per colpa tua io sono stata spedita in un inferno in terra e lì ho dovuto continuare a vivere. Mamma, papà, perché non vi muovete? Lo ricordo come fosse ora, anche se a quel tempo avevo solo 3 anni.
Continuavo a vagare per la città trasformata in rovina. Adesso potrò far provare anche a te tutto il dolore e la sofferenza che provai allora. Tu pagherai per l'infanzia che mi hai sottratto. E la vita dei miei genitori sarà vendicata! Muori. Muori e risarciscimi. Vash the Stampede! Che cosa devo fare? Che cosa? Niente da fare, non c'è modo di fermarlo. Il materiale continua a fuoriuscire e di questo passo in breve tempo inonderà la centrale. E l'incendio che si è creato si estende sempre di più. In caso di esplosione si formerebbe un cratere di 200 yard. I dati sono stati trasferiti. La situazione? È critica, il livello non scende. Non abbiamo scelta, evacuate lo stabilimento. Agli ordini. Agli ordini. Avanti, forza, presto, muoviamoci. Scusate, ma dov'è Mr. Bash? Non ha voluto venire via. Cosa? Ha detto che vuole provarci fino all'ultimo. Ma non ha senso, perché dovrebbe farlo lui? Oh, che vuoi fare? Lo riporterò indietro. No, aspetta, capo, è pericoloso. Sbrigatevi a mettervi in salvo o sarete travolte. Oh. Dove mi trovo? La centrale! La maledetta squadrina ha lasciato qui a morire anche me. Dannata traditrice! Ma che cosa? Che diavolo sei tu? Che cosa stai facendo? Che sciagura terribile. Proprio adesso che avevamo trovato i soldi. Dobbiamo scappare. Ma Bash è ancora là dentro. Capo, bisogna far presto. La centrale. Come? L'energia sta calando. Per quale motivo? È impossibile dire. Sarà forse. È riuscito a fermare la perdita dell'impianto salvando l'intera città. Sì, ci ha salvati. Come hai fatto, Bash? Non potremo mai ringraziarti. Viva Bash! Sei un mito! Sei il nostro eroe! Che cosa c'è che non va? Lui è proprio uno che fa infiammare la gente. Già. Beh, andiamo adesso, le scartoffie ci aspettano. Ehi, capo! Aspettami! Ma come hai potuto? Io ti chiedo scusa se non sono morto. Ma non volevo che questa città venisse coinvolta. Ma come puoi dire una cosa del genere? Proprio tu è assurdo! Se tu avessi distrutto la centrale, saresti diventata uguale a me. Lo so bene, ma tu non dovresti avere il diritto di dirmelo. Tu sei quello che ha raso al suolo July. Di quegli eventi non ho memoria. Tutto ciò che rammento è la città ridotta a un cumulo di macerie. È la prima scena che riesco a ricordare. Prima di allora, io non possiedo alcun ricordo, tranne alcune immagini di quando ero bambino. Non sei stato tu, allora? Non posso saperlo. Se è così, lasciati odiare, ti supplico! Liberami dall'odio! Ma sei davvero incredibile! Ha salvato da solo la città intera! Perché devi essere proprio tu?
Perché una persona fantastica come te deve essere Vash the Stampede? No. Perdonami. Quell'uomo che mi comprò da bambino. No, non può essere vero. Quell'uomo gentile eri tu. Non può essere. Non può essere.